Povera soia, cioè la disinformazione sulla soia spazia veramente da la soia è la causa di deforestazione della foresta amazzonica a la soia contiene fitoestrogeni, quindi altera l'equilibrio ormonale. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Silvia Goggi, sono un medico specialista in scienza dell'alimentazione e oggi con voi cercheremo di rispondere ad alcuni dei dubbi sulle proteine in una dieta vegana che sono arrivati dalla community di Essere Animali e di Io Scelgo Veg. Cominciamo! Ma 100 grammi di legumi al giorno da secchi, spero, altrimenti ne mangio decisamente più del dovuto. Le proteine non si trovano solo nei cibi proteici, quindi non è che per raggiungere il fabbisogno di proteine in una dieta vegana voi dobbiate vedere quante proteine hanno i legumi, circa 20 grammi ogni 100 grammi, e quindi dire: oh mio Dio, per raggiungere 60 grammi di proteine al giorno allora devo mangiarne 3 etti. No, le proteine sono dappertutto. Questo vale anche per una dieta onnivora, in tutti i gruppi alimentari, nei cereali, nella pasta, nel pane, nelle verdure, nella frutta secca, nei semi. Per quanto riguarda una dieta vegana, i cibi vegetali ricchi di proteine sono i legumi e tutti i loro derivati, come può essere la farina di legumi o la pasta di legumi. I derivati della soia per chi li consuma, come latte di soia, yogurt di soia, tofu, anche il seitan, il glutine e tutti i suoi derivati. Se una persona consuma solo legumi come fonte proteica, che le sceglie fra tutte queste, va benissimo, non è obbligatorio mangiare nessun derivato della soia e del seitan se non piacciono o uno non può o non vuole. Quanti legumi dovrebbe mangiare al giorno? Diciamo per la popolazione media stiamo parlando, quindi magari non atleti agonisti, dovrebbe mangiarne circa 90 grammi da secchi al giorno. Se vi sembrano tanti, pensate che da cotti, perché detto tra noi va benissimo utilizzare anche già i legumi in vasetto, stiamo parlando di un volume di circa un vasetto di legumi al giorno. E se uno ne mangia di più, era anche la domanda del nostro amico, non succede niente. Se parliamo di cibi proteici animali, non possiamo mangiare formaggio ad libitum o affettati ad libitum o pesce ad libitum perché avremmo dei rovesci della medaglia con cui fare i conti: sale, colesterolo, grassi saturi, inquinanti ambientali. Con i cibi vegetali non è così. Abbiamo una serenità di poter veramente, come dovrebbe essere, mangiare senza troppi retropensieri. L'abuso di soia non potrebbe creare problemi alle donne per un discorso ormonale? Il mio nutrizionista mi disse che stavo esagerando e ho dovuto reintrodurre molta più carne. Questo non è vero nel modo più assoluto. I fitoestrogeni della soia non hanno un effetto di attivazione della risposta ai recettori degli estrogeni nei tessuti sessuali. Anzi, semmai hanno un'azione inibitrice ed è per questo che le donne che consumano soia hanno minor rischio di sviluppare tumori ormonodipendenti come il tumore alla mammella nel corso della vita. Questo vale sia per le donne che per gli uomini. Dovremmo stare attenti a quegli interferenti endocrini che si concentrano lungo la catena alimentare e quindi che si ritrovano nei cibi di origine animale, soprattutto più questi sono ricchi di grassi, che poi hanno, al contrario della soia, un effetto estrogenico, perfettamente funzionante una volta nel nostro organismo. Quindi non è l'equazione estrogeno uguale funziona come i nostri estrogeni, perché nel caso della soia funziona al contrario nei tessuti sessuali. Nell'osso invece funziona come i nostri estrogeni e questa è una bella notizia perché gli estrogeni favoriscono la mineralizzazione ossea. Quindi, per esempio, per chi è in menopausa, il consumo di soia potrebbe aiutare a mantenere la mineralizzazione ossea. Vediamo se nelle prossime domande ci saranno altri falsi miti sulla soia che meriterebbero in effetti un capitolo a parte. Ho iniziato una dieta vegetariana da poco e sto mangiando legumi una o due volte al giorno. Risultato: diarrea ed emorroidi. Come posso fare, dato che in ogni pasto ci vogliono le proteine? È un problema molto comune. Con l'ottima intenzione di passare a una dieta vegetale, si mangino quantità di legumi esagerate da subito quando magari, prima non si consumavano del tutto. Se nel frattempo poi, sempre presi da ottime e buone intenzioni, si aumenta anche la quantità di verdura, si passa a cereali integrali, allora il nostro intestino, che non era preparato a tutto questo, può dire:
oh mio Dio, cosa sta succedendo? E il risultato è quello che non riesce a gestire questa quantità di fibre. Quindi sicuramente il consiglio sarebbe in questo caso quello di frazionare l'assunzione di legumi o di cibi proteici utilizzando anche magari del latte o dello yogurt di soia nella giornata, che non contenendo fibre non vanno a farci, a darci questo problema iniziale, oppure cominciare dai legumi decorticati come le lenticchie rosse, le cicerchie, i ceci decorticati, perché non avendo la buccia andiamo a togliere un pochino di fibra. La bella notizia è che tutti questi problemi, se compaiono, si risolvono, perché è proprio una questione di tempo perché la nostra flora batterica si abitui. Non pensate che le fibre dei legumi fanno male, ecco, vanno limitate perché sennò il mio intestino non riesce a gestirle. In realtà sono proprio quelle che poi vengono convertite dai nostri preziosi batteri intestinali in composti antinfiammatori, antitumorali, quindi abbiamo tutto l'interesse a educare il nostro intestino. A proposito di pazienza, come rispondere a chi dice che le proteine animali sono meglio di quelle vegetali? Le proteine che ci sono negli animali non le creano gli animali. Tutte le proteine, tutti gli amminoacidi sono creati in prima battuta dai vegetali, che sono l'unica specie vivente in grado di fissare l'azoto atmosferico in molecole organiche che sono gli amminoacidi. Se proprio dovessimo fare una gara, non è una gara, ma è una gara, quindi sono molto meglio le proteine vegetali da ogni punto di vista. Le proteine vegetali non contengono colesterolo, non contengono grassi saturi, contengono fibre e inquinano e impattano meno. Non importa che tutti gli amminoacidi essenziali si trovano in quelle proporzioni in un cibo solo, perché noi non mangiamo un solo cibo. Bisogna guardare la dieta nel suo complesso, e in una dieta vegetale dove ci siano tutti i gruppi alimentari ci sono tutti gli amminoacidi essenziali. Poi non è che una volta che digeriamo le proteine gli amminoacidi entrano in circolo, la cellula che deve costruire le proteine si chiede: ma da dove veniva questo? No, costruisce le proteine e basta. Essere atleti anche solo amatoriali e vegani è difficilissimo. Se mangi in giro per motivo di lavoro è impossibile accedere a proteine vegane di qualità. Di solito le uniche alternative sono hamburger di ceci o legumi che non soddisfano il fabbisogno. C'è la falsa convinzione che per essere vegani e avere un'alimentazione bilanciata si debba mangiare fonti vegetali proteiche tutti i pasti di tutta la vita, se no ci si sgretola. No. Le fonti proteiche possono essere distribuite nel corso della giornata e si può avere magari un pasto fatto solo di pasta al pomodoro e insalata. Se uno pranza fuori casa, un panino solo con verdure. Anche in questo caso si possono raggiungere i propri obiettivi sportivi, si può seguire una dieta vegetale senza alcun problema, si investirà sugli altri pasti. Non è che ogni pasto deve essere perfetto e al massimo possibile. Potete dare consigli dove prendere le proteine per chi è allergico al nickel? Una dieta a nullo contenuto di nickel è impossibile, sia onnivora sia vegana. E c'è un livello soggettivo di nickel alimentare che si tollera, diciamo, a seconda della persona. I legumi sono ricchi di nickel, ma allora come facciamo ad avere un'alimentazione vegana? Per darti un'idea generale, dovendo mangiare i legumi come fonte proteica, magari sceglierai cereali non integrali e verdure magari abbondanti per compensare il fatto che non stai usando cereali integrali a basso contenuto di nickel, così da poterti permettere di spendere la tua soglia giornaliera con i legumi. Anche in caso di allergia al nickel è possibile avere un'alimentazione vegetale. Anche in caso di qualunque patologia è possibile avere un'alimentazione vegetale, non c'è nessuna controindicazione. In casi particolari magari vi consiglio di chiedere aiuto al vostro medico per qualche indicazione mirata nella pianificazione. Le persone intorno a voi saranno preoccupate per le proteine, però spero con questo video di avervi dato qualche strumento per rispondere con il sorriso sulle labbra. E se ci fossero degli altri dubbi riguardo alle proteine o riguardo anche ad altri argomenti, non esitate a lasciarceli nei commenti e proveremo a rispondere a tutti, magari con qualche altro video.